Buona domenica, vi saluto come sempre da Scanno, dalla pasticceria Pan dell'Orso, insieme al nostro pasticcere del cuore, Angelo Di Masso. Buongiorno e buona domenica, Jennifer, bentornati a Scanno. Oramai sei il pasticcere ufficiale di Rete 8, Angelo. Grazie, questo grazie a te. Ma grazie a te, grazie alla tua professionalità, ma soprattutto, e ci tengo a sottolinearlo, grazie alla bella persona che sei, perché è bellissimo lavorare con i professionisti, ma quando sono supportati anche dall'essere delle belle persone diventa tutto davvero meraviglioso, e questo poi arriva secondo me anche oltre la nostra telecamera. Grazie Jennifer. E tu lo sei. Grazie, sei gentilissima. E quest'oggi torniamo a qualcosa di diciamo di sostanza no? Abbiamo abbandonato tra virgolette senza tralasciare, perché dalla tua idea è nata una è bella un filone che sarà sempre crescendo, e anche un angolo nella mia pasticceria qui a Scanno. Ma quest'oggi abbiamo il cannuolo, che è un impasto simile al krafen, sì. Dove andiamo a sciogliere il lievito di birra con un pochettino di acqua, lo lasciamo puntare per 10 minuti, dopodiché aggiungiamo la farina, le uova, il sale l'ho già messo all'interno, sì, delle uova, e il burro. Ok. E si lascia lievitare? Lo lasciamo lievitare per un quarto d'ora, dopodiché si stendono con un mattarello oppure con una piccola sfogliatrice, mm-hmm, si fanno delle strisce, si vanno a rotolare su dei cannoncini, si lascia riposare ancora per altre 10-15 minuti e poi si friggono a 170 gradi per circa 10 minuti. Guardate che belli. Ora, il risultato è veramente bellissimo, sì. Angelo, posso sentire la consistenza? Ah, che bello! Morbida e croccante. Che meraviglia! Poi si può aromatizzare ancora con, adesso io vi faccio vedere la vaniglia che utilizzo, ma anche con del limone e dell'arancio, okay, grattugiato, anche della cannella. Ora andiamo a eseguire l'operazione, mettiamo il lievito, si può mettere la farina così, lasciarlo, se abbiamo un po' più di tempo, un quarto d'ora a puntare. Quando vediamo che la farina incomincia a spaccarsi, vuol dire che il lievito ha incominciato a la sua fermentazione, a lavorare. Okay. Dopodiché mettiamo tutto l'uovo, perché le quantità sono poche, che qui c'è sia lo zucchero che ho miscelato insieme al sale. Facciamo questa operazione semplicissima. Che poi questo, devo dire Angelo, è anche un po' un periodo un po' strano, perché effettivamente noi abbiamo fatto tanti dolci insieme e ci troviamo proprio a ridosso delle festività di Pasqua, non manca molto, e quindi poi nelle prossime puntate insieme al nostro Angelo faremo delle preparazioni a tema. Abbiamo la colomba da fare, abbiamo l'uovo di Pasqua, insomma veramente ne prepareremo delle belle insieme. Grazie, come tutti gli grazie, anni, Angelo. Grazie Jennifer, sì, cercheremo di regalare un uovo, far vedere poi la decorazione, sì, dei fiori che si possono fare per mettere sul nostro uovo. Allora, poi prima di fare quest'altra operazione che ho dimenticato, prendiamo la stecca di vaniglia, si incide, si prendono i semini all'interno della vaniglia, si mettono all'interno dell'impasto. Poi questa è un'operazione che
più semplice da fare con le mani, anche per sentire poi la consistenza dell'impasto. Sì. Poi si lascia lievitare, insomma. E si lascia lavorare per altri 2-3 minuti. Vedete, adesso io lo levo dalla ciotola, abbiamo raccolto tutto, è più facile perché comunque non si sporca. Sì. Una volta fatta questa operazione, si lavora. Le quantità sono veramente poche, quindi diventa facilissimo, sì, riuscirlo a lavorare. Facendo in questa maniera diamo anche più forza al nostro impasto e lo pieghiamo. Sì. Così si mette sulla ciotolina, si lascia coprendo con un telo di plastica, altrimenti sennò farebbe la faccia. La faccia del sì, e poi rimangono delle crosticine che non vanno bene nell'impasto. Si lascia raddoppiare il volume, questo a seconda della temperatura che abbiamo, okay, a casa, un quarto d'ora, mezz'ora. Dopodiché, come dicevo, adesso io li lascio riposare un po' con un mattarello, si stendono. Facciamo delle losanghe. Sì, perfetto. Le avvolgiamo su di un cono d'acciaio, sì, giusto? Un cono d'acciaio oppure in legno oppure dei bambù non trattati. Ok, addirittura. Il bambù, sì, come per fare il cannolo siciliano. Del bambù, però non deve essere trattato, naturale assolutamente, perché sennò poi rilascia tutta una parte di tossine che non vanno bene. Ma e adesso che facciamo con questi cannoli bellissimi fare, che abbiamo già fritto? Dobbiamo fare, sì, con i cannoli. Io faccio una cosettina semplice, perché comunque leggera, come la fanfine solo con la panna, ma si può fare una crema chantilly. Noi andiamo a prendere e farcire. Io adoro il cannolo con la panna. Con la panna è... secondo me è il migliore di tutti. Sono d'accordo con te. Che per chi volesse, una spolverata di zucchero a velo e poi qui, in questo caso, gli diamo una decorazione di panna. Una spolverata, lo prendiamo e E buona domenica a tutti con questa golosità estrema preparata dal nostro Angelo Di Masso con grande passione, con amore e con tanta attenzione per voi che ci seguite quotidianamente, in special modo la domenica. Io come sempre grazie, ti ringrazio Jennifer, per questa ricetta. Ricordo ai nostri telespettatori che trovano tutti gli ingredienti e le dosi precise a fine puntata nella nostra grafica per poter rifare questo cannolo anche a casa loro. E come sempre l'appuntamento con Chef in Cucina, con la cucina di Rete 8 e con i grandi cuochi d'Abruzzo è quotidiana. Vi aspetto tutti i giorni qui su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo.